Ciao ragazzi, bentornati anche quest'oggi. Siamo al campo di Eleven Football Academy per fare 24 ore come Ramsdale, portiere dell'Arsenal, portiere stratosferico. Ragazzi, quella parata che ha fatto su quella punizione lì, bloccata lì a mezza altezza, è una parata veramente spettacolare, unica, quasi da miglior portiere del mondo. Anche se secondo me Ramsdale non è un portiere stratosferico, non è nei top 10, ma comunque, anche se ma comunque non si dice, comunque è uno dei portieri che in questo momento si sta dimostrando al top. Io spero che l'Arsenal finalmente possa tornare a vincere il campionato. E qui c'è da fare il cambio maglietta, ragazzi, guardate. Sì! Eccola qua, adesso sono quasi Ramsdale al 100%, uno degli stemmi più belli della Premier League. Voi che squadra ti fate in Premier League? Io quest'anno supporto veramente tantissimo l'Arsenal. Guardate qua che spettacolo, una roba clamorosa. Poi la maglietta dell'Arsenal è veramente bellissima. Poi non voglio capire su una cosa, perché in Serie A le magliette sono tutte normali così, invece nella Premier League le magliette sono spettacolari, gli stemmi sono spettacolari, tutto è molto più spettacolare. Secondo me ci dovremmo svegliare un pochettino. Comunque torniamo a noi. Ramsdale, il portiere, ripeto, stratosferico, che in questo momento si sta dimostrando uno dei migliori. Oggi andremo a fare gli allenamenti che fa Ramsdale. Sono allenamenti veramente particolari, perché sono 30 tiri, pum 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 pum, un tiro dopo l'altro. In Serie A si cura tanto la tecnica, il posizionamento, il tuffo, la presa fatta bene in un certo modo, tutti i movimenti del corpo. In Premier League, soprattutto in Inghilterra, ma non solo in Premier League, quindi Championship, League 1, League 2, tutte le categorie dell'Inghilterra, ragazzi, fanno questi tipo di allenamenti qua, che io sinceramente non riesco a capire, perché comunque la domenica bisogna curare qualsiasi tipo di gesto, qualsiasi tipo di dettaglio, cosa che in Italia facciamo anche fin troppo secondo me. E quest'oggi andremo a ricreare proprio questa roba qui, il pum pum pum, con Max Pirotta. Ciao, è arrivato ragazzi. Il coach Max. Ciao. Ti chiedo subito un'informazione, una domanda. Cosa ne pensi del fatto che in Inghilterra si usa tanto questo tipo di allenamento di prendi il pallone, calci, come va va? Ma diciamo che, come stavi dicendo giustamente tu prima, qui in Italia sicuramente l'allenamento è molto molto tecnico, guardiamo tantissimo quello. Sì. Forse all'estero guardano molto di più il situazionale, quindi quello che succede quasi durante la partita. Sì. Quindi sono molto abituati a tiro forte, a tirare, cavolo, in porta. Tirano veramente di, esatto, quelle mine clamorose. E oggi noi andremo fare questo, e quindi Max ti chiedo, mi devo subito, snaturare un pochettino, devi poi snaturare un po', ti devi anche un po' arrabbiare con te stesso, perché sì, sei, sì, anche tu un mister, comunque essendo un mister italiano che cura tantissimo la tecnica, è quello che mi che piace, vai, sì, tanto nel dettaglio, così i ragazzi lo sanno. Max Pirotta comunque è un mister, a me rompe tantissimo le scatole sul posizionamento, il piede, la mano, eccetera eccetera, quindi oggi andremo a fare proprio l'opposto di quello che è praticamente il portiere, sì, italiano. Abbiamo visto Mattia Perin, tutti i dettagli, metti così, metti cos'ha, oggi tiri, mi diverto, oggi ci divertiamo. Ecco, esatto, l'allenamento che fanno in Premier League e in qualsiasi tipo di competizione in Inghilterra è il divertimento, secondo me. Si divertono a calciare, a fare le parate. Ragazzi, primo esercizio, Max, cosa facciamo? Prese forti. Prese forti, non sono prese normali di scaldamento, quindi qui ragazzi, chi soffre di dita, consiglio, non comprate i guanti con le secche, perché avete poco, no, poco aderenza, poco grip, tutto quello che volete, ma fasciatevi le dita se soffrite di rotture di scatole come me, che in questo momento non lo fa perché sono un testone. Perché sono un testone, ma anche perché dentro al guanto mi dà fastidio il nastrino. Però vabbè, voi che siete giovani e tutto quanto, prima che vi spacchiate del tutto, si dice prevenire è meglio che curare, ragazzi. Noi prevenire non abbiamo voglia, andiamo in porta. Guardate, Max ha già preparato l'esercizio, che poi i portieri in Inghilterra arrivano al campo, non fanno riscaldamento e cominciano subito pum 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 al massimo. Quindi noi quest'oggi siamo qui senza riscaldamento e guardate lì, c'è la porticina e Max farà 10 tiri praticamente in porta. Oh, e sto corvo! Mamma mia, lui. 10 tiri potenti dentro lo specchio della porticina piccola, e vediamo cosa riusciamo a fare. Mi metto i guanti e andiamo subito in porta. Iscriviti al canale Roto 300.000 e ragazzi, faremo uscire anche il video di Onana nei prossime settimane. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale altro portiere vorreste vedere. L'ultima volta abbiamo fatto uscire Perin, oggi Ramsdale, il prossimo sarà Onana. Fatemi sapere quello dopo ancora. Ragazzi, prima di continuare con il video ringraziamo Mamma FC Maglia, come sempre, per avermi inviato questa bellissima maglietta del Manchester United. E poi abbiamo finalmente la squadra che ha vinto la Serie A. Ragazzi, guardate che spettacolo. In più potete personalizzarla come faccio io. Vi ricordo come sempre che col codice sconto GK avrete il 15% di sconto. Per maggiori informazioni il link è in descrizione. E ragazzi, forza Napoli! Forza Napoli! Noi continuiamo con il video. Ragazzi,
passiamo, questa è la porta da difendere, prese, speriamo di non spaccarci e buona fortuna. Ce la farai. Dietro il busto, almeno. Sì, sì. Buona. Ragazzi, arrivano di qui, di quei tiri veramente potenti. Scusa. Buona. Sono quasi imprendibili se vanno un metro più in là. Ultime due. Cazzo. Talmente veloci nei momenti non li vedi nemmeno. Buona. Adesso vi facciamo vedere una cosa che secondo me Max condivide al 100%. Se arriva un tiro forte e fate fatica a bloccarla, la potete ammortizzare così. Due tempi. Ma il pallone, in poche parole, è come fare una presa, ma non ci fidiamo e la lasciamo cadere. Guardate le mani. Il pallone cade qua davanti. Cade così perché lo andiamo a riprendere. Lo facciamo cadere in avanti che magari arriva l'attaccante, in questo caso Max, e ci può fare gol. Bene le mani che ammortizzano, il pallone cade davanti. È una presa che faccio cadere qua. Se arriva un tiro forte, come è capitato un paio di volte, sì, il pallone comunque rimaneva sempre qua, riuscivo ad andarlo a prendere direttamente. È un controllo in due tempi che serve in alcune situazioni. Serve anche, non so, se sei bravo ovviamente, vuoi perdere tempo. Volendo sì. Arriva una presa, la lasci qua e aspetti. Esatto. Piuttosto che magari sta arrivando anche l'attaccante per perdere quei 10 secondi, la lasci lì davanti, quello arriva incontro, devi andare avanti, rischi di fare una papera clamorosa e prendere gol, cosa che noi portieri odiamo proprio, fare proprio le papere. Quindi ragazzi, attenti sempre al massimo, ascoltate tutti i consigli che vi vengono detti, ovviamente quelli giusti, come in questo caso abbiamo qui un mister professionista che condivide questa scelta, e imparate. Le mani sempre così dietro al pallone, se non vi fidate di una presa subito al primo tiro, la dovete far cadere davanti a voi per riprenderla subito. Mi raccomando, ascoltate sempre. Max, secondo esercizio mettiamo una fila di cinesini lì, slalom, e vai in intervento giro tu, calciato tu, forte. Vado qua, c'è ragazzi Premier League, mica Premier League, cioè se l'allenamento di Perin stavo male, non voglio immaginare sto allenamento qua cosa possa succedere. Bravo, bravo. Primo fatto, miracolo. Facilissima questa. Hop. Oh. Sì. 3-2. Come buono! Sì. Bravo Sere! Minchia ragazzi, 0 gol ho preso. Oh, se mi prendi questa sei bravo, sei bravo davvero, Sì. Oh. Cos'è che ti dico sempre? Vieni alla mannaggia a te. Voglio andare sempre oltre. Voglio andare sempre oltre, ragazzi, perché solo in allenamento si impara, perché la vera partita non è la domenica, è dal lunedì al sabato durante gli allenamenti. La domenica, come mi diceva il mister che mi ha allenato, la domenica è riposo, è relax in teoria. Quindi lavorate bene in settimana per arrivare carichi, con la motivazione giusta la domenica, e cercate di fare di più di quello che riuscite a fare in allenamento, perché poi in partita vi ritrovate tutto quanto. Io cerco sempre di fare le prese, Max lo sa, perché voglio andare sempre oltre al limite, e solo così secondo me, magari mi sbaglio, si riesce ad arrivare allo step successivo, a essere migliori di quello che si è. Sicuramente in allenamento puoi sbagliare. Ragazzi, Ramsdale c'è, poi non so se la pronuncia sia corretta o meno, ma lui c'è. Siamo carichissimi, adesso partiamo, piglio tutti i gol, giusto per partire con la carica quella proprio elevata. Di qua abbiamo fatto 5 parate su 5 e adesso vediamo un po'. Adesso è tosta, però ci proviamo. Vediamo cosa riesco a fare. Sì. Toccata con l'unghia. Bravo Sere. Sì. Che cioccolatino che ti ho dato. Ancora 3. Dai. Sì. Sì, bella questa Sera. Sì. Sì. Ah! Toccate. Ragazzi, anche qua KO tecnico distrutto come non mai. Tanto Max, dimmi l'ultimo esercizio. E comunque questi sono tosti, ragazzi. Già cotto, guardatelo qua. Cioè, l'ultimo più i tiri. Va bene. Allora, ostacolo, alto, jump e tiro. 5-5, se vuoi posso farti un regalo 3-3 e poi no, comunque no. Ci sono i tiri alla fine. 5-5.
5-5. Quando ragazzi, non sapete che stanchezza. Facciamo 10-10, la chiudiamo lì? Sì, sì. Sì, in due video però. Ragazzi, salto dell'ostacolo, adesso proprio fatica più totale. Però in Inghilterra lavorano tanto su sta roba qui del tanta velocità in porta con le parate, tante parate. E noi in Italia diciamo che non siamo abituati a fare questo tipo di allenamento. Ma serve, cioè, secondo me loro di fiato sanno veramente da Dio, perché cavoli, a furia di correre in porta, fare prese, tuffi uno dopo l'altro, fanno anche 6-7 tiri di fila uno dopo l'altro, cosa che in Italia raramente capita. E quindi questo secondo me li avvantaggia nella non fatica, cosa che io ne sento anche fin troppa. Andiamo in porta a fare questi ostacoli maledetti, vediamo quanti gol riesco a prendere. Secondo me un gol Max me lo farà sicuro, perché Max poi quando si impunta vuole sempre far gol. Però Ramsdale parerà tutto. Bravo Max! Uno pari. È una sfida all'ultimo sangue. Morbido! Datemi una barella. Ragazzi, manca ancora il lato destro. Buona mano. No, no, voglio un corpo nuovo. No, e quello non te lo posso dare. Le mani stanno bene. Quello te lo posso dare. Le ginocchia, i fianchi, la schiena. Ragazzi, sono diventato un rottame a soli 23 anni che faccio a maggio, 14 maggio. Madò, e anche i piedi, la voglia. C'è ancora tutto dall'altra parte. C'è dai. Tutto destra, ragazzi. Poi mancano pure i tiri. Ragazzi, torniamo in porta, che adesso manca il lato destro. Il fianco sinistro l'abbiamo distrutto, adesso manca l'altro. Let's go, torniamo in porta. Vai. Ma è possibile? Ma dimmi se è possibile! Sì. Bellissima questa, eh! Sì! Facile e molto bella questa qua, bravo! Ragazzi, siamo arrivati sul 2 pari. Quinto tiro, adesso Max la metterà qua. Guardate, guardate, questo è il replay in anticipo. Guarda pazzesca. L'ultima. Bravo, Derek. Ah. Ramsdale. Su 10 tiri, 4 gol subiti. Un 60% di parata. E comunque, per essere un portiere di prima categoria, non è male. Buttalo via. Buttiamolo via, ragazzi. Adesso chiudiamo con gli ultimi 10 tiri in porta. Vediamo se riusciremo ad ampliare un po' questo range del 60%. E vediamo se Max riuscirà ad alzare anche il suo. Quindi, ultimi 10 tiri in porta. Vediamo come va a finire. Ramsdale, secondo me, è uno dei portieri in questo momento più decisivi della stagione. E sta portando l'Arsenal quasi alla vittoria del campionato. Anche se il City è lì dietro a 4 punti con una partita in meno. Quindi vi chiederò, qua, in questo momento, vincerà l'Arsenal o il Manchester City il campionato? Secondo me l'Arsenal riuscirà a spuntarla in ogni caso, e il Manchester City vincerà la Champions League. Siete d'accordo con me? Fatemelo sapere qua sotto, ragazzi. Ultimi 10 tiri e andiamo in porta. E uno, ci siamo. Vabbè. Mamma mia, l'ho vista vicinissima. Anche questo. 4-0. 5-0, palla bloccata, ripartenza. 5-0, Max, cos'è? Non ti sento. 6-0, Max, il posizionamento in porta è importante. 6-0. Oh! Che merda! Porca trota! 6-1, gli ultimi 4, cioè 3. Bravo, gli ultimi 2. Vabbè. L'ultimo con un gol. Oh! Vamos! Dai, l'ultimo perché chi segna vince. Oh, come all'asilo. L'ultimo che segna vince, 20-0 per gli altri. Fa un gol, ammetto quelli che hanno fatto 0 gol. Siamo arrivati alla fine, l'ultima. Vabbè, Max, devi finire così col palo. Come prima, tra l'altro. Ragazzi, problemini tecnici, la camera non ha registrato praticamente l'outro. Ci saranno i tiri dalla camera dietro, da questa camera qui. Speriamo che si veda un po' tutto. Scusateci se non si riesce a vedere tutto, ma la camera si è completamente penta. Non so come mai, sarà per il caldo, non avrà registrato, esatto, per questo motivo. Comunque, ringraziamo l'Eleven Football Academy, Max Pirotta. Trovate tutti i link dei nostri social. Seguiteci, mi raccomando, che ci saranno un sacco di nuovi video super. Vi ricordo che 10.000 like faremo uscire un nuovo video di 24 ore da portiere, fatemelo sapere voi sotto qua nei commenti.
commenti, che è importante, ragazzi. Abbiamo fatto uscire Perin, Ramsey, il prossimo sarà Onana, fatemi sapere quello dopo. Secondo me è un Meret, dai. Ci può stare un Meret, comunque un portiere italiano li vogliamo portare sul canale. Ragazzi, vi ringrazio tutti quanti, iscrivetevi al canale, l'ambulanza sta venendo a prendermi perché sono distrutto. Noi ci vediamo al prossimo video e come volo a tutti. Ciao ragazzi.